Buongiorno. Che cosa è un polinomio? Un polinomio è la somma algebrica di due o più monomi, come in questo caso meno 4ab2 più 5a2b più 9abc. Per essere un polinomio, la somma algebrica deve essere di due o più monomi non simili tra di loro. I monomi che formano il polinomio sono i termini del polinomio. Se il monomio ha due, tre o quattro termini, si chiamerà rispettivamente binomio, trinomio, quadrinomio. Il grado del polinomio dipende da due fattori. Uno è il grado a seconda di una singola lettera. Per esempio, in questo caso, in questo polinomio, il grado più alto è quello rispetto alla A, 5. Quindi, considerando solo la A, considereremo A5. Se invece consideriamo la B, vediamo che il grado più alto è 4. Il grado totale del polinomio è dato dal termine con il più alto grado, in questo caso 7. Il polinomio è detto omogeneo se tutti i termini hanno lo stesso grado. È anche ordinato rispetto a una lettera. Può essere crescente, per esempio rispetto alla A, decrescente, sempre rispetto alla A, o crescente e decrescente rispetto alla A e alla B contemporaneamente. Completo se compaiono tutti i gradi rispetto a una lettera. Per esempio, qui vediamo che abbiamo x3, x2, x1 e il 2 si vale come x0. Vediamo come si sommano e si sottraggono due polinomi. Usiamo per esempio 5a meno 3b più c meno 7a più 9b più 2c e vedremo sia l'addizione che la sottrazione di questo polinomio. Iniziamo con l'addizione. Prima di tutto si mettono tra parentesi i due polinomi. Per distinguerli e si mette più fra i due. Poi si toglie la parentesi e si fa il normale calcolo. Chiaramente, siccome qui c'è un più, non ci saranno cambi di segno di nessun tipo. Una volta fatto questo, verranno raggruppati i vari termini in base alle lettere, quindi è meglio segnarli in modo da non confondersi. Infine, verranno messi tutti insieme, possiamo dire, attraverso una parentesi e con dei più che separano una parentesi dall'altra. Otterremo come risultato 5 meno 7, meno 3 più 9, 1 più 2, meno 2a più 6b più 3c. Questo è il risultato finale. Quindi la somma dei due polinomi si ottiene scrivendo uno di seguito all'altro i loro termini, ciascuno con il proprio segno, ed eseguendo la riduzione degli eventuali termini simili. Per le sottrazioni si procede nella stessa maniera, ma c'è la differenza del segno meno, per cui si scrivono i polinomi fra parentesi con un meno in mezzo. Eliminando le parentesi, tutto il secondo polinomio avrà i segni cambiati. A parte questo non ci sono differenze, quindi cosa si fa a questo punto? Si segneranno tutti gli elementi con le lettere simili e si raccoglieranno sempre come prima attraverso le parentesi. Tra le parentesi inseriamo comunque il segno più, perché altrimenti cambieremo di nuovo di segno. A questo punto facciamo le addizioni e le sottrazioni come prima. Il risultato finale sarà 12a meno 12b meno c. La differenza tra due polinomi si ottiene quindi scrivendo i termini del minuendo, ciascuno con il proprio segno, e di seguito essi, quelli del sottraendo, con i segni cambiati ed eseguendo la riduzione degli eventuali termini simili. Bene, con questo abbiamo concluso la parte su addizione e sottrazione dei polinomi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Alla prossima!